Allora, rientriamo in studio e vado subito su quello che è l'argomento del momento per via proprio dell'attualità, ossia Pavlovic che è arrivato ieri e nessuno lo sapeva, quindi c'è anche questo dettaglio da aggiungere, ossia il nostro inviato rossonero, ossia Michael Cuomo, per esempio, non ha potuto garantirci materiale del suo arrivo perché da quello che ha saputo lui stesso, ne abbiamo parlato anche oggi in riunione di redazione, gli stessi responsabili della comunicazione Milan non erano stati avvisati dalla società del loro arrivo perché questo è un nuovo un po' modus operandi da quando c'è, immagino, Zlatan Ibrahimovic per tenere un po' tutto sotto controllo e lontano dagli occhi indiscreti, immagino. Prima parte delle visite mediche sostenute e superate a Padova. Domani la seconda parte, Pavlovic che in ogni caso ha già firmato i primi autografi, è tornato a Milano e insomma ci sono già le foto sul web. Però ce ne sono pochi di casi così, no? A meno memoria, o sbaglio. Parto da Giovanni e poi vado anche da voi. Ma sì, di solito quando uno arriva si sa, poi si sa che deve passare per le visite, che quindi diciamo non sono solo un dettaglio, ma servono per sancire che va tutto bene. Alle volte non basta neanche aver fatto le visite perché una cosa si concluda come l'anno scorso Samardzic con l'Inter. Io non so se sia un nuovo modo di operare, perché devo dire la verità, lo trovo anche abbastanza strano, nel senso che adesso noi passeremo un'ora a ricordare che nel 2019 Pavlovic ha avuto qualche problemino nelle Con visite la mediche con Lazio, la sì. Lazio e che c'è un giallo e che magari non è un giocatore integro. Io no, cioè, mi chiedo dov'è il vantaggio di tutta questa cosa qua, però evidentemente se loro fanno così riterranno di avere un vantaggio. Dopodiché nel 2019 Pavlovic ha avuto un problema a superare le visite mediche con la Lazio, è stato raccontato da chi lavora con lui. Datare E proprio che era quindi di può essere. essere che ci sia un po' più di attenzione in questo momento, perché si sa che queste visite non sono proprio un passaggio scontato. Io credo che nasca da questo, e quindi aspettiamo domani sera. Soprattutto la cosa curiosa, Capuano, è che le visite mediche vengono fatte a Padova. Cioè, solitamente il Milan le visite mediche le fa Sì, a Milano. alla Cioè, Madonna. probabilmente il problema che ha avuto allora quando non passò le visite mediche con la Lazio, probabilmente il Milan vuole vedersi chiaro, Sì, ma io penso che perché lui è una cosa dopo quella insolita. cosa ha giocato 5 anni col Monaco. Ora, è vero Completamente, che esatto. in tanti paesi ci sono regole diverse, però io mi rifiuto di pensare che ci sia un problema. Ma scusate, com'è stato il modus operandi questa volta? Perché io non l'ho mica capito bene, Maria Allora, Chiara, cosa è scusami. successo? Noi ieri pomeriggio. Scusa. Aspetta, fammi un attimo anche No, raccontare perché è a una chi ci cosa sta molto seguendo a strana, casa, Dario. cioè. Ieri pomeriggio, grazie alla redazione di calciomercato.com, ci viene segnalato proprio su Twitter che una testata di Salisburgo, qui nella fattispecie vi dico anche il nominativo della testata, il Salzburg Nachrichten. Fa passare la notizia che Pavlovic è a Milano e nessuno in quel momento lo sapeva, era stato avvertito del suo imminente arrivo. Quindi Pavlovic era a Milano, questa testata di Salisburgo dà la notizia e quindi noi rimaniamo un po' tutti sorpresi. Rimane sorpreso anche lo stesso Michael, ovviamente ne ha parlato anche in riunione di redazione. Dopodiché nessuno sapeva dove sarebbero state svolte le visite mediche perché la stessa responsabile della comunicazione del Milan non trasmette alcune informazioni a riguardo, tant'è che noi non abbiamo foto delle visite mediche a cui si è sottoposto il giocatore che ovviamente, lo ricordiamo, ha superato la prima parte Adesso delle visite vedremo mediche. con i prossimi acquisti che presenterà il Milan se ci sarà lo stesso modus operandi o se questa volta il Milan ha tentato di usare un metodo per magari depistare, per magari non far uscire la notizia perché voleva magari non far sapere che il giocatore era a Padova a fare delle visite. Quindi adesso se sarà un modus operandi nuovo del Milan oppure no. Lo scopriremo con i È un prossimi. giallo, Matteo, No, no, ma è un giallo, è un giallo. Il modus operandi con Morata
è vero che Morata non è ancora arrivato, però le ha svolte in Spagna, a Madrid, sì, infatti tendenzialmente lui. non c'è stato nessun mistero, esatto, nel senso, sì. È no, una cosa le ha fatte là perché non aveva senso che arrivasse a Milano, esatto, diciamo che probabilmente quello. Questa testata no, austriaca no, forse ha rovinato esatto, un po' i bravo, piani quello, del Milan, quello che, ma bravo, secondo quello me viene da pensare che proprio possa esistere, perché ora che mi viene in mente il viaggio di Furlani a Madrid, credo sia stato pubblicizzato più della campagna abbonamenti, nel senso tutti no, sapevano che esatto, Furlani esatto. Decollava, andava a Madrid, trattava, firmava, si è fatto trovare, intervistare dalla Gazzetta, da Sky, da chi doveva fare le cose perché aveva mandato l'inviato, quindi penso sia una cosa limitata a Pavlovic. Dopodiché io credo che nel 2024 sia abbastanza ridicolo pensare che Pavlovic fa il viaggio da Salisburgo a Milano e non viene fuori. No, e quindi perché noi adesso per un'ora discuteremo perché volevano perché coprire il viaggio. Io, queste cose mi fanno impazzire. No, è vero che ha avuto dei problemi. Farsi del male, cioè. È vero che ha avuto dei problemi, ma era nel 2019, ma infatti, voglio dire, sono passati tanti anni. Allora, scusatemi, lasciatemi spezzare una lancia in favore del giocatore. Aveva 17 anni, era pure minorenne. Sì, sì, no, ma non esatto, è un problema. Esatto. Cioè, però dico, sono passati tanti però anni. Anche questa allora, cosa di fare le visite a Padova, poi, o magari a Padova c'è un luminare che bravissimo, c'è un dottore bravissimo che noi non sappiamo. Ho pensato anch'io a quello che hai detto tu prima. O la testata giornalistica. Non è la testata giornalistica austriaca che ha rovinato i piani del Milan, ovvero non far passare nulla e quindi far arrivare Pavlovic, fargli fare una parte di visite mediche. E poi dopo tutto quelle è tutto concordato con il Milan, Matteo. Notizia, però, non penso che Pavlovic vada no, di però, sua iniziativa no, a Padova. No, è chiaro, è andata no. A prendere la benedizione di Sant'Antonio, cari. Non è che fa lui la sua volontà. C'è da dire cose. Questo, che in questo momento c'è la società Milan è assente perché sono tutti Ibrahimovic e Furlan sono tutti in America, per cui probabilmente però non c'è nessuno a Milano, c'è. Allora, quello che dico io è questo. Effettivamente un velo di mistero c'è, perché alla fine non far passare una notizia del genere, dopo che comunque sul giocatore ci sei da un bel po' di tempo, dopo che comunque tanti tifosi anche aspettano l'arrivo di un difensore, eccetera, tu non fai passare nulla, un velo di mistero c'è. Dall'altra parte, a me sembra strano che il Milan volesse aspettare che il giocatore facesse le prime visite mediche, perché nel 2019 aveva un piccolo problema. Sono passati troppi anni, fosse stato l'anno scorso. Ci sono delle stranezze nelle stranezze, però, che lasciano detto questo, al di là della comunicazione, che è importante, perché voglio dire, il giocatore. Ma anche per lo stesso lavoro, comunque, degli addetti, insomma, dei colleghi, no? Non è stato facile stamattina, perché sapevano che avrebbe svolto le visite mediche. Qualcuno addirittura ieri diceva che poteva svolgerle giovedì, quindi non era chiaro il modus operandi. E quindi molti hanno detto: beh, dato che non sappiamo nulla, non possiamo fare niente, lasciamo perdere. Quindi non è stato facile da questo punto di vista nemmeno organizzare il lavoro. Noi, per esempio, non abbiamo come nessuno, insomma, le foto. Ma probabilmente il Milan non era interessato al fatto che gli addetti ai lavori si organizzassero, perché voleva, secondo me, far sì che questa cosa passasse un po' sotto silenzio. Matteo, c'è confusione anche quando arrivano i nuovi acquisti almeno. Sì, no, allora, alla Juventus siamo abituati diversamente, perché noi adesso siete subito, bravi solo voi, subito, siete belli solo no, voi, siete organizzati solo voi. È arrivato il brasiliano, Danilo, i brasiliani subito al Gen Medica. Dopo vengono presentati, perché oggi c'è stata la presentazione di Gregorio dopo quasi un mese che è arrivato. Cioè, quello è un altro discorso. Però le visite mediche noi siamo abituati a fargliele subito, è Jane Medical, perché abbiamo anche Jane Medical noi a Torino, capito? Non è che il Milan, non so se rendo l'idea, no. Cioè, il Milan è il Milan Lab, ce l'avete ancora Milan Lab, una volta non c'è più Milan Lab, non c'è più, hanno smontato, hanno sbaraccato, non c'è più. Non lo sapevo. No, è vero che qualsiasi cosa faccia il Milan negli ultimi tempi ovviamente viene discusso, anche perché sembra che ogni pedina che compone poi quello che è la società sembra che sia un pochino quasi come dei dilettanti. Detto questo, sta operando in questa maniera, probabilmente manca un po' l'uomo forte comunque, sì, che gestisca tutte le situazioni, che
quello che quello è l'Intervarotta, la Juve è giunto tantissimo, lì. Sta mancando manca tantissimo. Quello che è stato Galliani per tanti anni, purtroppo... Ma dico a Matteo, ma il programma di questo giocatore, adesso sappiamo domani cosa fa, cioè, allora, c'è un programma, Maria... Noi sappiamo Chiara che domani, di... allora, oggi è superata la prima parte delle visite mediche che si sono svolte a Padova. Domani ci sarà la seconda parte delle visite ormai mediche. Ormai l'Altarino si è scoperto, quindi bisogna che, adesso gli addetti ai lavori sappiano tutto. No, perché... esatto, no, una volta che la notizia viene fuori è chiaro che anche il Milan dovrebbe essere forse un pelino più, non dico trasparente, no, però... in teoria immagino che dovrebbe mercato... essere l'idoneità al CONI, in teoria seguendo il percorso. Cioè non è un Pavlovic non è il primo giocatore che fa le visite in due giorni di no, 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 infatti non viene messo in discussione quel, cioè, il problema è capire per quale motivo questa cosa è diventata un segreto modo di Stato. Fine. Ma lei Capuano si ricorda perché lui non passò le visite... Allora, il problema qual era? No, ma la ricostruzione non l'ha rivelato. La ricostruzione che è stata fatta, però insomma sarebbe tutto da verificare, parla che avesse un problemino, diciamo, cardiaco, ma non una cosa impedente. Tant'è vero che poi la Lazio in realtà voleva rivedere alcune condizioni dell'acquisto e alla fine lui va al Monaco. Punto, quindi non una cosa, certo, chissà, quindi non è nemmeno detto che sia legato a questo, certo, ma il problema è proprio questo, dove tu crei un vuoto, il vuoto in qualche modo qualcuno lo riempie e secondo me alla fine tu ti sei fatto più male a farti riempire il vuoto da fuori piuttosto che a dire guardate domani sera arriva Pavlovic, venite all'aeroporto, fate due foto tranquillo e un paio di giorni perché abbiamo prenotato in due giorni diversi, farà le visite e poi vi faremo sapere, fine. Cioè, comunque, non riesco a capire dove sia la difficoltà. Domani ho letto cosa che torna anche Furlani dall'America. No, Furlani è già arrivato. È arrivato ieri, tra l'altro. Ieri è rimasto un po' indietro. Sono rimasto indietro. Sei un po' in vacanza. Furlani vuol dire che ci siamo, dai. No, più che altro questa non comunicazione o questo piccolo, chiamiamolo, segreto, per quanto non siano poi riusciti a tenere il segreto, in qualche modo nei prossimi giorni qualcuno dovrà dire qualcosa. Anche perché poi in non merito è nel primo e non sarà l'ultimo giocatore che non passa le visite mediche. No, è capitato a tutti. Più che quello, come stavamo dicendo, al di là di Morata, che ovviamente ha fatto le visite da un'altra parte, comunque in vacanza e arriverà poi il 10 di agosto, i prossimi acquisti, se mai dovessero esserci, bisogna capire come li presenteranno, come arriveranno, il Milan non credo che abbia il dubbio di non poter tesserare Pavlovic, anche perché il Milan non sta cercando un altro difensore, quindi vorrebbe dire che al primo di agosto si mette da zero a cercare un difensore titolare. Mi sembra un po' tanto, quindi siccome il Milan lavora su Pavlovic da un po' di tempo, c'è da presumere che abbia abbastanza le idee chiare e che sia tutto a posto. Quindi magari noi stiamo discutendo di una modalità che è semplicemente legata al fatto che buona parte della società è in trasferta negli Stati Uniti e che, diciamo, si è creato un momento di scompenso, di disattenzione. Però siccome il Milan ha pagato carissimo questa primavera il fatto di non comunicare in maniera chiara e trasparente, e ha pagato carissimo perché quel vuoto è stato riempito, e quindi è stato riempito da Conte, e Conte è diventato per i tifosi un simbolo, e quindi tutto quello che è arrivato dopo Conte non è andato bene a prescindere, e questo è un problema anche per la prossima stagione. È stato comunicato in maniera un po' strana su Zirzé, e poi quando è arrivato Morata, che è fortissimo, è diventato un problema perché era una sorta di piano B rispetto a Zirzé. Cioè, io dico, è meglio essere un attimino più tranquillo. Io dico, però, insomma, vabbè. Evidentemente. Ma diciamo che a Padova probabilmente ci sarà uno specialista che a Milano, cioè il Milan si è affidato. Sicuramente a uno specialista. Sì, ma X a cui hanno fatto fare una prima visita. Il grande quesito è perché Pavlovic si trovava a Milano e nessuno lo sapeva, no? Era questo, nell'incertezza generale. Sì, può essere anche come dice Capuano, è molto logica la spiegazione di Capuano. Non c'era nessuno della società Milan, tu dici, non c'era nessuno della società Milan, non c'era un addetto Milan
non so, è arrivato dove? No, ma è arrivato dove? Quando Cardani arriva un giocatore come Pavlovic, che è il futuro difensore titolare del Milan, non è che ci deve essere un addetto del Milan, sì, cioè, no, cioè, non è che ci sia una persona importante anche del Milan, cioè, che poi dopo... Allora, normalmente quando arrivano, non è successo con l'allenatore. I giocatori della Juventus. Me l'aspetto anche con lui. Quando arrivano i giocatori della Juventus, caro Luca, non va il presidente o il messaggio delegato a prenderlo. Va il direttore sportivo, giusto? All'aeroporto mandano due macchine, un addetto stampa. E io vedo sempre il direttore sportivo. No, all'aeroporto no, però sai, appena arrivato Motta, giunto lì, tac, 2000 foto che l'ha accolto alla Continasa e tutto. Perché è arrivato un grande allenatore, e si è mosso il direttore generale, quello hai ragione, capito? È un grande ex giocatore per adesso, io dico. No. Poi se sarà un grande allenatore vedremo. Allora tu devi cominciare come me ad aver paura del Milan, perché se il Milan prende questo e poi prende anche l'altro terzino destro Emerson Royal, in difesa secondo me il Milan si assesta. Ma guarda che lo dicevamo anche nelle ultime trasmissioni, il Milan ha un buon 11, il Milan lo dicevamo anche nelle ultime trasmissioni. Ha un buonissimo 11, non ha un 11 titolare scarso. No. Si deve rinforzare un pochettino nei rincalzi. Sì, diciamo che la non differenza che c'è con la squadra dell'Inter tra quella del Milan è il fatto che i giocatori sono rimasti più o meno quelli, se non cercare di puntellare alcuni reparti. Questo è quello che non c'è di diverso tra Milan e l'Inter in questo momento. Non sto dicendo che il Milan in questo momento forse è più forte anche della tua Juve. Non sto dicendo la qualità dei giocatori, sto dicendo forse è più forte anche della tua Juve. Vuoi che ti rispondo? Ah, rispondimi. Io sinceramente presi uno andremo per uno. Anche su questo confronto tra poco vi faremo vedere le formazioni, però prima c'è un punto forte del mercato del Milan, quello è Fofana. Fino a poco tempo fa sembrava che le parti stessero per trovare un accordo, dopodiché si sono ancora allontanate e oggi arriva la frase, la dichiarazione del DS del Monaco, che invece ha fatto accapponare la pelle ai tifosi rossoneri e ha creato un gelo, ancora un maggiore distacco con la società. Il DS del Monaco ha detto testuali parole: può andare via anche l'anno prossimo. Il fatto che resti qui con noi questa estate è una possibilità. Abbiamo una relazione molto buona con lui, non vedo alcun conflitto, ma il mio lavoro consiste nel proteggere il club a prescindere dalle conseguenze. Bisogna fare quel che conviene al giocatore, ma anche alla società. C'è un accordo per la cessione, al momento è una questione di negoziazione, bisogna rispettare le nostre condizioni. Se alla fine il giocatore dovesse restare, allora il passo successivo sarebbe di proporgli un prolungamento del contratto, quindi apre alla possibilità di permanenza per Fofana. E io vorrei sottolineare la frase, secondo me più indicativa, ossia bisogna rispettare le nostre condizioni. Ma allora, Maria questa Chiara, tradotto, non hanno ancora offerto i soldi che chiediamo. No, sappiamo che l'ultima offerta del Milan per questo giocatore, per il francese nazionale, di 17 milioni. Da parte del Milan, con valutazione del club invece di 35. Sì, il problema è 17-35 c'è. Sì, c'è però bisogna fare anche dei ragionamenti, perché 35 milioni, per quanto il giocatore possa anche valere, la società ha tutto il diritto di chiederli, comunque a scadenza di contratto. E onestamente, il Milan in questo caso, secondo me, magari ovviamente la distanza tra 17 e 35 è molto grande, però comunque secondo me sta facendo bene a non dargli quello che chiede. Poi penso che piano piano un accordo si trovi. E dall'altra parte, se non mi sbaglio, sappiamo che tra il giocatore e la società, già l'anno scorso il giocatore voleva lasciare, comunque in qualche modo poteva essere messo sul mercato, eccetera. Lui poi si sono convinti, la società ha convinto a rimanere, però lui e la società avevano trovato questo accordo tra di loro dicendo che sì, però l'anno prossimo magari, senza metterci i bastoni tra le ruote, cerchiamo di trovare una quadra. Questa cosa sembra non si stia rispettando tra le due parti, però ripeto, secondo me il Milan fa bene
a tirare un po' la corda. Ma fa bene dove, Matteo? In questo caso, Matteo, no, in questo mi spieghi, caso, Dario, il Milan in fa bene, caso, certo. Loro vogliono 35, tu gliene offri 17, no. Mi devi dire come fanno i contratti. Dario, se, me lo dici se, come se voi Dario, siete bravi, Dario, c'è troppa la forbice, Dario, troppo Dario, io ti vendo la mia macchina, e la mia macchina che è stata incidentata 20 volte e ha 15 anni, te la vendo a 50.000 euro. Tu probabilmente dici, sai cosa? 50.000 euro, una macchina di 10 anni, incidentata 20 volte, non ti faccio un esempio dell'anno scorso recente. Capuano, correggimi se sbaglio, Pavard era in scadenza di contratto l'anno scorso quando l'ha preso l'Inter. Un anno dopo, sì. E l'Inter l'ha pagato 30 e passa. 32. Cioè, Bayern Monaco chiedeva quelli e l'Inter gli ha dovuto dare quelli, eh? No, gli ha dovuto dare. Allora, ragazzi, gli ha dovuto. Andavamo lì con 17, 18. Ma non è un dovere, No, non è un dovere. Però se il giocatore ti piace, ritieni che sia buono, se quella squadra lì ti chiede 30, evidentemente, se tu ne hai bisogno, non hai necessità, evidentemente. Però c'è anche il caso Coop Miners, che può essere indicativo in questo senso, perché la Juve sa quanto l'Atalanta offre, eppure continua a contrattare o comunque non offre la cifra che vorrebbe la società aerobica. Vedo Daniele Longo in collegamento telefonico, allora cerchiamo di chiarire la questione prima di Pavlovic, ossia queste miste mediche un po' avvolte nel mistero anche il suo arrivo in Italia, e poi questione Fofana. Ciao Daniele, ben ritrovato. Buonasera a voi. Per quanto riguarda Pavlovic, allora lui ha sostenuto le miste mediche con il Milan e ci viene detto che è tutto ok in una struttura fuori Milano. Non sappiamo molto di più, dovrebbe comunque completare l'iter burocratico nella giornata di domani e quindi completare poi tutto, perché mancano alcuni documenti che sono in fase di scambio, e poi dovrebbe firmare il match tra domani pomeriggio, massimo mercoledì giovedì mattina, il suo contratto con il Milan, che lo legherà appunto ai colori rossoneri per 5 stagioni. Operazioni da 18 milioni di euro più 2 di bonus, facilmente raggiungibili, contratto di 5 anni al giocatore a circa 1,5 milioni di euro a stagione a salire, considerando che Pavlovic aveva delle offerte ricche da parte di Antonelli, ma sempre voluto il Milan, e comunque vede migliorare il suo ingaggio in maniera netta, perché guadagnava solo 700.000 euro al Salisburgo. Per quanto riguarda invece Fofana, io credo che la ricostruzione da fare sia a 360 gradi su quello che come è nata la trattativa, cioè il Milan sapeva che c'era questo accordo tra Fofana e il Monaco per andare via, e poi il Monaco a giugno annuncia quella che è l'intenzione di mettere Fofana sul mercato perché non voleva rinnovare il contratto. Il Monaco credo che si sia infastidito, almeno quello ci viene detto da fonti vicino al club del Principato, perché il Milan aveva raggiunto un accordo totale con il giocatore, e il giocatore in questo momento non sta accettando, ma in maniera concreta, non sono indiscrezioni, sono rumors, non sta accettando delle offerte che per il Monaco sarebbero migliori, come quella del West Ham. Lui non ha mai preso in considerazione, sia perché ha un accordo blindato con il Milan e vuole andare al Milan, ma sia perché ha posto una delle condizioni per la prossima avventura professionale, quella di giocare in prima in Champions League. Ricordiamo che il Monaco gli garantirebbe questa possibilità perché sono qualificati, quindi lui non dice io se devo lasciare il Monaco e ho deciso di lasciare il Monaco, non lo faccio per una squadra che non gioca la Champions League. Che è successo? Che secondo quello che abbiamo capito la valutazione non è di 35 milioni, o perlomeno in prima istanza non è stata di 35 milioni, con delle offerte che erano superiori a quelle del Milan. Loro stanno cercando di far scatenare l'asta, per carità, è legittimo, il Monaco corre un rischio, se lo sta giocando, vuole giocarsi questo rischio, di comunque poi di non trovare una quadra con nessun club, tenersi un giocatore magari anche scontento, che poi a febbraio può firmare o a parametro zero con un'altra squadra, o sei costretto magari a venderla a gennaio a una cifra molto inferiore rispetto anche a quello che sta offrendo il Milan, che sono 17 milioni di euro. Cosa farà il Milan adesso? Ha due strade: o lasciare definitivamente l'obiettivo e andare su altri giocatori, c'è l'opzione Manu Koné, ci sono altre opzioni sul tavolo, giocatori che sono stati anche offerti nell'ultimo periodo, o altrimenti deve migliorare l'offerta e arrivare più o meno a 20 più bonus, perché per quella cifra credo che poi si possa trovare una quadratura. Daniele, per quanto riguarda invece Fofana, c'è il rischio che la situazione naufraghi completamente nei prossimi giorni? Cioè, sulla bilancia è più il partito del sì o del no di questo giocatore in maglia rossonera? Questo è possibile dirlo in questo momento. Cioè, la situazione è quella che raccontavo prima. Il Milan deve capire se alzare ulteriormente, fare un'offerta ancora migliore rispetto alle due che ha già presentato, spingendosi più o meno a 17, o cambiare obiettivo. Io credo che comunque
si continuerà a lavorare su questo obiettivo. Poi se domani il Milan si presenta un'occasione migliore, potrebbe anche ripiegare su quest'altra occasione, perché comunque le tempistiche sono un po' più lunghe rispetto a quello che loro immaginavano all'inizio. Allora, si fanno altri nomi però, alternative a Fofana, tra poco le vedremo anche in grafica, guarda, se la regia me lo consente le mostro anche ora a chi ci segue da casa. Guendouzi è un nome nuovo che può essere accostato come alternativa a Fofana, oltre a quello di Koné del Borussia Mönchengladbach, nel caso questa trattativa si arenasse definitivamente. Daniele? Su Guendouzi non è la prima volta che lo sento, magari proverò a fare qualche verifica nelle prossime ore. Credo che su Koné invece ci sia... delle situazioni in corso, e quindi è una pista al momento alternativa a Fofana, però comunque da tenere in considerazione. Grazie Daniele, so che sei impegnato stasera, quindi ti lascio ai prossimi impegni. Ciao, buon lavoro. Allora, noi abbiamo salutato anche Daniele Longo, che è sempre presente con noi, sempre disponibile per eventuali aggiornamenti di mercato. Fofana rimane però appeso a un bilico il suo nome in casa rossonera, ed è l'indizio più emblematico però un po' di un mercato particolare del Milan, perché il centrocampo, la figura del mediano, era l'uomo, l'obiettivo di cui necessitava la società fin dalla scorsa stagione. Si è arrivata a questo punto dove c'è possibilità che tu debba ancora una volta virare sull'alternativa. È vero o no? Perché è un po' questo, un po' lo scenario che ci si propone. No, Maria Chiara, io non riesco a capire perché il Milan, il tesoretto, ce l'ha da spendere. Cioè, può spendere, ma è possibile che per una volta, caro Capuano, il Milan non possa spendere 35 milioni per un centrocampista? No, i soldi li ha. Cioè, quella soglia di 20 milioni. I soldi li ha. Ti ricordo che l'ha già fatto con De Ketelaere, un'operazione del genere, un po' diversa ovviamente. Il giocatore in quel caso al Milan ha floppato e probabilmente la società stessa... Ho capito, venendo ma anche Chukwueze, cioè, 30 milioni. Venendo dal fatto che Chukwueze 30 milioni, forse ci pensa due volte. Chukwueze 30 milioni, sono andati in più. Hai bilanci a posto, ma in più, no? Daniele, una volta, ma non puoi sempre ma in pensare più, Daniele, che di andare a prendere i giocatori a 17, ma Daniele, 18, 20 milioni. Ti sta anche spiegando i motivi perché il Milan sta facendo un'operazione del genere. Ma allora vi è scappato Conte, ma tu dovresti essere solo contento di questa cosa. Buongiorno, perché costava 40 milioni. Questo costa 35 e pensate che questo costa ve lo diano a 17. Lui non costa 35. L'anno scorso negli ultimi due anni li ha fatti il Milan dei colpi da 30 milioni. Spiegami, elencami quali. Massimo ha fatto 35 milioni. Lui ha elencato De Ketelaere, io ho detto Chukwueze, però con la precedente con Maldini. L'anno scorso Chukwueze. Il massimo però Chukwueze no, non si arriva 30 milioni, 28, sono 20 28. Più 8 di bonus. 28 milioni, ma non si arriva a 28 ancora, ragazzi. Sono 20 ragazzi, di base fissa. Il Milan adesso evidentemente fa questa politica qui. Andare a trovare un'alternativa. Questo è l'obiettivo del Milan. No? È l'obiettivo. Non mi sembra che costi 60 milioni, costa 35, Lima 30, ma se andate a offrire sempre 17-18 milioni. Mi capite bene? Ma magari piano piano arrivano a questi famosi 20 più bonus e poi la faranno chiudere. Allora, tu la società spara 35 e poi va giù a 20? Deve essere folle. Tiriamo fuori anche l'argomento che il prossimo problema, scusate, vai prego Luca. Il prossimo anno il Milan, Cardinale, deve comunque sistemare anche la sua situazione. Adesso capisco che sembra lontano, fra un anno come Zhang doveva sistemare la sua situazione, poi non l'ha sistemata e è successo quello che è successo, magari sì. Cardinale e la società Milan stanno facendo anche dei pensieri, ma sapendo che il prossimo anno il Milan, quanti sono? 600 e rotti? 690? Io chiedo a Capuano, il Milan secondo lei che tesoretto ha per poter spendere? Perché ma dunque questo facciamo un ragionamento così. La volta che hanno parlato il Milan ha detto: noi abbiamo fatto l'anno scorso un mercato di quantità, tra l'altro nemmeno sbagliatissimo, perché il Milan ha preso dei giocatori che alla fine in linea di massima hanno funzionato. Alcuni. Beh, insomma. Loftus-Cheek, Pulisic e Reinders. Non mi sembra gli altri Okafor, Chukwueze. Secondo me Chukwueze lo state sottovalutando.
comunque Jovic, no. Gol, Jovic minuti giocati, 6-7 gol da panchinato. Sono stati tre, sì, no, no, giocatori, no, Pulisic e Loftus-Cheek, assolutamente sì, Rangers non c'è male, Rangers non c'è male, fasi alterne. Comunque, e hanno detto, quest'anno dobbiamo andare a sistemare fondamentalmente le tre cose che dobbiamo sistemare, il difensore centrale, il centrocampista centrale e l'attaccante, perché va via Giroud. Hanno preso l'attaccante, hanno preso il difensore centrale, adesso al di là di questa cosa delle visite mediche, e questi due gli costano, diciamo, 35 milioni di euro, mal contati. Il Milan non ha venduto nessuno in questo momento. De Ketelaere prenderà i soldi fra 6 mesi, perché alla fine è un rinnovo di prestito. Ne spenderanno altri 20 per Fofana. Possono essere 17, 22, spenderanno quella cifra lì. E poi dovranno spendere qualcosa per l'esterno destro, che già lo guardavano, ma l'infortunio di Florenzi rende la questione. E anche per un vice Morata, però. Non lo so, comunque rende la questione. Quindi, secondo me, il Milan sta spendendo. Cioè, per il secondo anno di fila, il Milan sarà probabilmente l'unica società tra le big d'Italia che mette dei soldi in più rispetto a quelli che guadagna. L'Inter non lo sta facendo, non l'ha fatto nelle ultime sessioni. La Juve, teoricamente, non potrebbe farlo. Poi vediamo quando tireranno la linea a fine mercato. Noi vendiamo. La Juventus opera sul mercato vendendo e acquistando. Sì. Non mette cash in questo momento. Però, se tu alla fine avrai comprato Coupe Miners, Tudibo... E l'esterno, con quelli che hai comprato, fanno 200 milioni. Quando vedremo che hanno venduto per 200 milioni quanto hanno comprato, diremo hanno fatto zero. No, Capuano 200, no. Allora, i giovani nostri... Sono Douglas Lewis, scusa, Cardani, sì. Facciamo il conto della serva. Facciamo. Di Gregorio 20 milioni. O paghi l'anno prossimo di Gregorio. Sì, ma te lo carichi adesso, comincia a caricare. Beh, di Gregorio fra 20. Cosa c'entra lo paghi l'anno prossimo? Allora dovrei dirti che stai cominciando a pagare Chiesa. Non cominciamo a fare fagli fare i conti, che a me mi interessano. Fagli fare i conti. Non cominciamo a fare il giochino delle tre carte. No. Fagli fare i conti, che mi interessano. Noi stiamo parlando di saldo di questo mercato. Va bene? Perché poi se no, se ci incasiniamo in tutte le rate di tutti i club, non usciamo più. La Juve ha preso Di Gregorio 20 milioni, Cabal 10 milioni, 20 e fa 30. 10. Ha preso Douglas Luiz, valutazione 50. 50 più 50. Beh, Douglas fermo. No, ha preso Douglas Luiz, valutazione 50 e fa 80. E il quarto che ha preso è Kefren Turam, 20. Quindi i quattro 20. Che ha preso in questo momento fanno 100. Siamo a 100, vale, Cardani. Se Coupe Miners costa 60, l'esterno facciamo 50, dai, abboniamoci 10. Ma dubito, abboniamo. L'esterno non viene via a meno di 25-30. E Todibo non viene via a meno di 30, a casa mia... Todibo, però, a Capuano, ci dobbiamo fare arriviamo i conti. A 200. Todibo. Arriviamo a 200. Cardani, non puoi spendere 200 milioni. Dopodiché, avevano detto che quest'anno facevi il mercato a zero, stai tirando fuori 200 milioni. Dopodiché ci sono ovviamente quelli che vendi. Io non, ragazzi, dobbiamo fare... Però deve arrivare a 200. Giovanni, noi abbiamo la grafica del mercato della Juventus. Tra ingressi e uscite abbiamo fatto il saldo, al momento è negativo ma di meno 11,3 milioni. Dov'è Ceferin? Dopo rientriamo su questo argomento. Ecco, rientriamo, ti faccio concludere. Avevano detto che la Juventus quest'anno per 2 anni, neanche per uno, per 2 anni avrebbe dovuto fare un mercato lacrime e sangue a zero, che Giuntoli si sarebbe dovuto inventare i meglio, non diciamo la parola, per tirar fuori un mercato a zero come fa già l'Inter da 4 anni. Adesso vedi che spende 200 milioni con le vendite. Cardani, 200 milioni non li tiri su mai. Dopo ti rispondo. Voglio vedere dove è Ceferin. Sono i controlli della UEFA? Ve lo dico sia a te sia al dottor Capuano. La Juventus con i giovani, abbiamo venduto dei giovani e Maria Chiara può andare a cercare. Sì, ma no, per 200 milioni. I giovani che abbiamo venduto fino adesso abbiamo messo in cassa 112 milioni. Non lo dico io. 112 milioni con i giovani. Maria Chiara, se tu riesci ad andare a vedere la tabella che ha pubblicato ieri il Tutto Sport. 112 milioni con i giovani, capito che voglio dire? 112. Certo. Siamo sicuri? Non sono dati che ti dico io. Dato che ho letto, magari Capuano al corrente. Non c'è nessuna correzione appena. Non c'è nessuna correzione. Per cui state tranquilli, perché Giuntoli vende e compra.
Poi noi abbiamo un tesoretto, che è molto chiaro, abbiamo il tesoretto della qualificazione Champions, 40-50 milioni. Lei è una vita che noi ce l'abbiamo tutti gli anni, non possiamo mai spendere la lira. Il tesoretto della qualificazione Champions, in teoria un club che chiude a meno 200 non può usarlo. Non nel senso che lo deve usare per fare il resto. No. Alla fine, caro Capuano, la Juventus chiuderà più o meno vendite e acquisti alla pari. Lo voglio vedere, lo dico io. Ragazzi, è interessante. No, ma quello è l'obiettivo, ma noi stavamo parlando del Milan. Giovanni. Sì. Quindi facciamo anche che la Juve arrivi alla pari alla fine. Per cui, facciamo anche perché è l'obiettivo che si sono dati. L'Inter è alla pari. Il Napoli è una cosa a sé in questo momento. La Roma sta spendicchiando. Il Milan è l'unica che comunque spenderà decine di milioni in più rispetto a quelle che incassa, che sono i famosi 50-60 milioni del tesoretto. Però io ribadisco che c'è la possibilità che Ciao se ne vada. Sì, sì, gli interessi delle sirene inglesi sono presenti. Ma se Ciao se ne va, il Milan deve fare un altro difensore in più. Se Ciao va via, non è che non viene sostituito. Perché altrimenti se Ciao va via e arriva solo Pavlovic, sempre uno ne manca. Però se arriva con un'operazione alla Ciao, allora ben venga, no? Cioè, no, rispetto a quanto ho fatto però fino ad ora. Ci sono tipo anche Adli, Benasser, cioè anche lì il Milan comunque ma dei non è giocatori che è vietato uscita vendere, lì. Cioè non è che se un club ma il discorso che si faceva a Ocampone era questo: possibile che il Milan un piccolo sforzo possa farlo oltre i 17-18 milioni? È quello che i tifosi chiedono. Cioè c'è da prendere Fofana. Se tu è l'obiettivo e Fofana, non me lo faccio scappare. Penso che Fofana, ammesso che sia vero che Fofana vogliono 35 milioni, che mi sembra un po' tanto. Penso che non ci sia un solo club in tutta Europa che dà al Monaco 35 milioni di euro per Fofana a 5 mesi dalla scadenza. E però hai letto cosa ha detto? Cosa ha detto lui non ha detto 35, lui ha detto alle mie condizioni. No, ha detto la cifra. No, c'è la cifra. Non c'è la cifra. Però è 35. Te lo sei immaginato. La cifra di 35, che l'ha fatta? Ti spiego, l'ha fatta il club nel momento in cui non aspettava altro, e questo è anche il gioco delle parti, che Atletico Madrid e altre squadre importanti, Manchester United nella fattispecie, si inserissero per provare a mettere le mani su questo giocatore. È per questo motivo che una volta notato l'interessamento da parte di questi grandi club, cosa ha fatto? Il Monaco ha alzato la valutazione. Tra l'altro ieri si è parlato anche di Napoli, però al momento non ci sarebbe nulla di serio. Ora vi sottopongo questa considerazione che ci scrive Francesco Rossonero, tifoso del Milan. Il Milan compra le sue condizioni, non deve strapagare nessuno e neanche prendere parametri zeri, strapagando commissioni e bilanci piangono. Quindi dice, comunque il Milan è vero che non propone mai prezzi così alti o superiori, la linea guida è quella di non scendere a compromessi, da una parte può pagare, dall'altra però vedi anche questione Zirkzee, ma anche come in passato ti porta però a perdere dei giocatori. E vedremo cosa succederà con Fofana, perché dall'altra parte c'è una società che può spazientirsi. Sì, no? O perlomeno il Milan non vuole fare quegli errori che erano errori, non è che sono errori, comunque non vuole spendere secondo loro troppo rispetto a quello che può essere il valore però del giocatore. Però non è la linea che vorrebbero i tifosi, perché i tifosi mi sembrano un po' contrari a questa linea. Non tutti, perché alla fine se vedi un po' il tifoso sai, vorrebbe parte... che il Milan ragionasse da Milan, adesso sì, non è però... che stai lì la... cioè sì, diciamoci però, scusate, la verità, adesso... per le commissioni il Milan non ha preso Turan, tornassi indietro lo prenderesti? È vero, però faccio però... un esempio. No, è vero, però adesso Taremi idem. Premi, no, lo prenderesti e tornassi però, indietro? Scusami, però adesso se stiamo sul giocatore, non credo che noi stiamo prendendo il nuovo Zidane, no? Per quanto il Milan abbia bisogno di andare su un profilo del genere, non mi sembra che stia prendendo il nuovo Edgar Davids o quello che sia. Loro chiedono 35 per arrivare a 25, sì. Il Milan offre 17 per arrivare alla ventina, come poi, diceva Capuano prima, 20-22 si incontreranno. Se poi dai. Le condizioni sono quelle che ha appena detto Maria Chiara, è chiaro che una società in qualche modo cerca di fare un po' anche il suo prezzo per comprare. Cioè, ci sta. Poi capisco che il tifoso comunque
il Milan è su quel prospetto, vuole quel giocatore, perché non tira fuori d'amblè così ma soldi, tu devi essere arrabbiato senza neanche guardare. Ma sei arrabbiato tu o no? Sei arrabbiato come tifoso milanista? Non sono arrabbiato. Per cui la linea della società a te va bene. Allora, secondo me a te va bene la linea della società. Secondo me tu volevi Buongiorno o volevi Pavoli? Volevi Conte o Fonseca? Lo dico, è lì il problema. No, è lì il problema. Tu pensi di vincere il campionato? No, quando? Dario, quando? Probabilmente se avessi il potere. No, il potere. Ma come no? Se avessi sembri, il potere di fare. Mi sembri che tu sia con la società Milan. Cioè, beh, tu. Secondo me. Invece, non, no, devi essere arrabbiato. Ma perché, perché devo? Ma perché? Perché? Ma perché? Perché? Io voglio. Io. Cardas, tu non ce la fai a far arrabbiare. No, ma io. Lui io come tifoso milanista. È un ragazzo. Voglio sempre il meglio. Come dicevo io prima, tu giustamente. No, ma tu ti accontenti. Il tuo pensiero, però. Dario vuole fomentare il nostro Matteo Caparra, no, invece tranquillo con se stesso. Io sono d'accordo. È un pazzo con il mondo. Il tifo organizzato del Milan ha finito la stagione l'anno scorso, mi sembrava abbastanza scontento. Ma quest'anno l'ha ricominciata non presentandosi a Milanello e mi sembrava abbastanza scontento. Allora, ragazzi, abbiamo Nicola Schira, però per tutti i dubbi di mercato chiediamo a lui, a Nico, il re del mercato. Ciao, ben ritrovato. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Ciao. Ciao naturalmente agli ospiti in studio, a tutti i telespettatori. Hai visto che lo studio è già animato, insomma è già caldo. Allora andiamo subito sulle trattative in corso, perché abbiamo parlato prima di Fofana. Io ti chiedo, ci hai dato oggi dei nomi per quanto riguarda le alternative al francese del Monaco. Le vediamo assieme. Quante possibilità ci sono che il Milan viri su questi altri giocatori? Partiamo da Guendouzi, che è il nome nuovo, no? Che viene accostato alla società rossonera. Ma sono sicuramente dei piani più delle alternative che Milan sta studiando, che sta tagliando, fermo restando che nella testa degli eventi milanisti Fofana resta testa, stanno facendo leva sul fatto che il centrocampista da adesso qui al Milan per un quadriennale da transizioni, e forti di questo accordo loro pensano che poi alla fine il Monaco, al di là delle dichiarazioni di circostanza, possa un pochino abbassare il tiro, quindi la partita si gioca lì. Naturalmente, come tutti i grandi club, giustamente tu citavi delle alternative, perché bisogna farsi trovare pronti con delle alternative qualora il piano A naufragasse, ma il Milan confida settimana prossima di riuscire a sbloccare Fofana dopo che ha chiuso Pavlovic, e tra domani e dopo dovrebbe chiudere anche Emerson Royal. Ecco, Emerson Royal, qualche aggiornamento riguardo? Balla un milione e mezzo sui bonus, la quadra dovrebbe essere intorno ai 15, il Tottenham vuole 2 milioni di bonus garantiti, il Milan li vorrebbe legare a delle situazioni, tradotto vittorie di trofei, cose del genere, quindi stanno un po' dialogando, ma il giocatore vuol venire al Milan, all'accordo col Milan, sono molto avanti, quindi la sensazione che poi alla fine con i bonus, un po' come è successo con Sule, Roma, Juve, eccetera, alla fine una parte tira da una parte, l'altra ti viene incontro dall'altra e in qualche modo quadri. Ecco, ci sono delle notizie in merito a un inserimento da parte di una società straniera per Fulcrug. Fulcrug rimane sempre l'obiettivo del Milan per il vice Morata oppure no? Nella fattispecie si parla del West Ham. Sì, piace molto al West Ham, piace anche al Milan. Il Milan l'ha individuato come scelta principale, ma sta lavorando anche su altri nomi, sta valutando sempre Armando Broia, che è un vecchio pallino di Moncada, stanno valutando altre situazioni. Certo, Fulcrug, rapporto qualità-prezzo, esperienza, eccetera, è l'occasione più invitante. È chiaro che dipende anche cosa vuol fare Fulcrug, perché se va al West Ham di turno fa il titolare fisso, se va al Milan lui va via dal Dortmund perché è arrivato Girassi, quindi c'è concorrenza, però se viene al Milan c'è anche Morata, non è che Morata dice prego si accomodi, quindi se sei in un grande club devi anche essere conscio di doverti giocare la maglia da titolare con altri giocatori importanti, se vuoi essere centravanti, la stella assoluta senza concorrenza, allora la strada porta alla Londra targata Emmer. Ecco, ci svegli qualche retroscena sulle visite mediche di Pavlovic, più che altro sul suo arrivo in Italia, no? È accaduto tutto in uno scenario abbastanza particolare, no? Sì, Milan ha cercato di un po', come dire, offuscare e tenere un po' nascosto questo blitz, poi oggi con la comunicazione eccetera le cose filtrano, quindi alla fine poi comunque Pavlovic è stato lo stesso intercettato, però al di là di questo allure di mistero che ovviamente poi ha scatenato tutte le ricostruzioni più varie eccetera, l'affare non è in discussione. Tra l'altro dirigenti del Milan
non tranne Moncada non sono presenti, ma diciamo quelli della contrattualistica eccetera stanno facendo tutto a distanza dagli Stati Uniti, però al di là di questo insomma la sensazione che tra domani e dopo poi l'operazione verrà conclusa e completata. Certo, il modus operandi, il fatto che è arrivato un po' di nascosto ha creato ovviamente anche un po' di allarme, perché si pensava forse viene di nascosto perché non c'è ancora l'accordo totale e quindi per evitare che poi venga fotografato con le sciarpe all'aeroporto, come è capitato tanti giocatori che poi in realtà hanno firmato per altre società in passato, sì, non solo Chiave Milan ma anche altri club, però in realtà poi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi e quindi insomma quello che finta da Milan è che nel giro di 24-48 ore Pavlovic sarà... Nico, dato che so che hai un evento importante a seguire, ti lascio alle due domande di Dario e di Luca e poi chiudiamo. Prego Dario, veloce. Anche perché se Dario non fa una domanda, ciao, la puntata non, no, può essere... La puntata non vola, capito? E no, quando ci sei te, che sei il re del mercato, devo farti una domanda, scusami, capito? Esatto, puntata omologata. T'ha detto una cosa, non si parla più di rinnovo di il portiere del Milan, Maignan e di Teo. Qui non so perché è tutto silenzioso. Pensavo gli chiedessi come mai Szczęsny ancora libro paga della Juve, ma no, ma dopo invece ti concentri sul portiere del Milan. Allora ha ragione, dura la puntata. Ragazzi, abbiamo poco tempo. Ragazzi, una volta, se non si capisce nulla, abbiamo poco tempo da sfruttare con Nicolò. Nicolò, rispondi pure. Ma allora, per quanto riguarda Maignan, io credo che invece no, i contatti ci sono, non c'è ancora un accordo totale, ma credo che per Maignan e Fernandes probabilmente il timing dei rinnovi o comunque del fatto che le trattative entrino nel vivo sia più settembre a questo punto, perché ovviamente adesso siamo in pieno mercato, manca un mese alla fine del mercato e le società devono dare priorità a campagne acquisti e cessioni. Per i rinnovi poi si ripassa a settembre. Qualcuno mi dirà, ma l'Inter invece chiuderà probabilmente nel fine settimana il rinnovo di Dumfries, ma Dumfries è diverso perché scade tra 10 mesi, quindi devi rinnovare subito. Fernandes e Maignan sono nel 2026 e quindi puoi prenderti anche l'appuntamento a settembre, a metà settembre a bocce ferme. Detto ciò, giustamente è un tema caldo, ma su Maignan la distanza si sta sottigliando. Su Teo siamo un po' ai primi bagiti della trattativa. Veloce Luca, una domanda per il nostro Nicolò. Ciao Nicolò, in breve Inzaghi vuole Rodriguez Inter, se ne sta parlando poco, c'è ancora qualcosa che cova o è definitivamente... saltato. Al momento è ferma come trattativa perché la proprietà preferisce prendere un giovane, però finché Rodriguez non trova squadra, secondo me uno squillo, lui, il suo agente, prima di andare a firmare all'Inter glielo fa sempre per dire: sapete che ho ricevuto l'offerta dell'Al-Shabaab, cioè il vecchio Siviglia, voi cosa fate? Ma se era per Inzaghi sarebbe già stato aggregato al gruppo da piano gentile, perché è un giocatore che era perfetto per il suo gioco, d'esperienza, ha fatto 2 mondiali e 2 europei da titolare con la nazionale svizzera, ha 300 presenze tra Serie A e Bundesliga da titolare con Schalke, Milan e Torino. Però in questo momento la società ha l'idea di fare un'operazione alla Bissek, un giovane di prospettiva, spendendo magari qualche soldino, ma che possa essere funzionale non solo per il presente ma anche per il futuro. E quindi Rodriguez al momento resta al palo. Vuoi rispondere velocemente alla questione Szczęsny, dato che ti ha lanciato un assist anche il nostro Giovanni Capuano? Sì, saluto Giovanni. Ciao Nick. Per quanto riguarda Szczęsny, la situazione è ferma. La Juve gli ha regalato una settimana in più di vacanze per evitare, se vuoi, anche la situazione scomoda di farlo allenare come terzo portiere, perché di fatto oggi il titolare di Gregorio è il vice Perin. In Monza in questo momento è un'opzione che va sfumando. Altre cose in Italia non ce ne sono. In Arabia c'è la Littiad, ma la Littiad aspetta prima Ederson del City, va su Szczęsny solo se salta Ederson, anche se al momento Guardiola non lo libera, e quindi bisogna aspettare. Io credo che alla fine andrà via, però ovviamente è una situazione che la Juve deve risolvere, come quella di McKennie, come quella di Arthur, come quella di Kostic, che non sono comunque di facile risoluzione, secondo me, in tempi brevi, anche se qualcosa si sta muovendo e credo che poi piano piano... Ma Nicolò, scusami, ma sì, che accordo è saltato su questo portiere? Perché io non penso che Giuntoli, cioè, abbia fatto una mossa, cioè, no, prendendo... Cioè, l'accordo che è saltato qual è? Perché sembra che Giuntoli fa... con l'Al-Nasr un mese e mezzo fa, che avrebbe garantito un biennale da 20 milioni a Szczęsny e 4 milioni di indennizzo alla Juve. Poi l'Al-Nasr ha scelto di andare su altri portieri, alla fine ha preso Bento, che ricorderete era
grande obiettivo anche dell'Inter in passato. E poi lo sai com'è il mercato, è sfumata quella pista, adesso devi ricollocarlo, non è facile, Chelsea ha una certa età, comunque 34 anni, è un ragazzino, guadagna 6,5 milioni, la moglie è in dolce attesa, quindi non vorrebbe neanche troppo allontanarsi dall'Italia e da Torino, quindi non è facile risolvere questa situazione. Io credo che poi una strada verrà trovata, ma probabilmente la Juve dovrà regalare il cartellino e rischia magari anche di dargli una buona uscita per in qualche modo facilitare la partenza. Grazie Nico, ti lasciamo il tuo impegno serale. Ciao. Buon lavoro. Ciao. Figurati se Giuntoli ha fatto una... No, mi sembra strano. Anche me. Mi sembra strano che Giuntoli abbia fatto una cosa del genere senza sapere poi i pro e i contro. Perché io prendo Di Gregorio, no? Prendo Di Gregorio a gennaio, al Porto, se ho già una possibilità di... Può sbagliare anche Giuntoli, no, sbaglia poco, qualcosa, ma può sbagliare, c'è qualcosa anche Giuntoli, che secondo me non torna, c'è è saltato qualche accordo. Adesso andremo anche sull'argomento Giuntoli. Facendo la cronaca, Szczęsny è in vacanze obbligate. Non si sta nemmeno allenando. Quindi al di momento. Sicuro, diciamo, io non penso che Giuntoli avesse pensato, ma sai cosa, gli faccio smaltire più ferie. No, dico, no. Anche perché rischiamo... Rischiamo di pagargli i 7 milioni netti. L'obiettivo più, era liberarsi dell'ingaggio e rischi di continuare a pagarglielo senza usarlo. Io pensavo che io a Di Gregorio, lui, le parole di questo portiere mi sono piaciute, perché ha detto: io, allora, se la Juventus... È quello, è bravo. Se la Juventus... È proprio lì che è giunto lì, forse... Devo fargli un favore alla Juventus, a una squadra che mi ha dato tanto, posso farlo. Però qui... La faccenda si complica. È proprio lì, forse Giuntoli era proprio su quello che puntava, sul fatto che... Ma non che penso che Giuntoli sia così inesperto, cioè sia così inesperto vedi che non è facile, come dici. Vedi che era più interessante questo di Maignan e Hernandez, che sono ancora in vacanza. Era più interessante questo di Maignan. No, ma io pensavo di fargli, caro Capuano, pensavo di fargli una domanda inerente al Milan, perché l'argomento era Milan... No, è che te ogni volta che c'è un problema sulla Juve svicoli, ci giri intorno e non lo dici. Ma volevo chiedere anche di Chiesa, ma io sono rimasto sull'argomento Milan, perché io voglio fare. L'hai fatto per non andare fuori tema. Ma schieraci ancora dopo. Sì, tranquillo, ne abbiamo di tempo. Collegamenti di mercato. Intanto oggi vi do notizia, perché è anche il Maldini Day, perché insomma l'ultimo della dinastia Maldini lascia il Milan per accasarsi al Monza. Abbiamo fatto dei calcoli da circa 50 anni che un Maldini... Definitivo, scusami, che non ho imparato. Si tratta di 3 milioni, no, definitivo. Ah, definitivo. Sì, 3 milioni più 50% di percentuale sulla futura rivendita. E c'è da chiedersi se era così necessario, no, considerando quello che aveva fatto. Siccome oggi è anche il compleanno di Galliani. Sei venuto a fare il doppio regalo, Maldini. No, io per il mio compleanno un Maldini lo voglio. Storicamente ci sono affezionato. Beh, Maldini non ha fatto male. Al di là delle battute. L'ha fatto male l'anno scorso. No, nel Monza sì, però ci sta, se parliamo di cercare di fare una squadra un po' più competitiva, perché comunque poi dobbiamo cercare di restringere la distanza che c'è dall'Inter, è chiaro che probabilmente uno come Maldini è in esubero, ci può stare, questo è. Però io volevo analizzare al volo una cosa. Se noi comunque pensiamo a quanto mercato ha fatto il Milan l'anno scorso, a quanti soldi ha speso il Milan l'anno scorso, e comunque quanti soldini potenzialmente può spendere anche quest'anno... È confrontabile al mercato che sta facendo ora la Juve, no? Quello dell'anno scorso. Ragazzi, non è che... E valutando il fatto che comunque la società, il fondo, ha certi tipi di criteri, in più sai che c'era Conte... Prima Luca mi diceva, perché non vai su Conte? Certo che posso essere arrabbiato su questa cosa qua, ma cosa faccio? Sarò arrabbiato per tutta la vita? No, non sto arrabbiato tutta la vita, però se comunque hai un fondo che lavora in un certo modo, sapendo che c'è Conte libero, cambi l'allenatore con uno che comunque guadagna anche meno. Ragazzi, cioè, i conti, parlando di conti, sono presto fatti. È normale che una società come il Milan non cacci soldi così. Luca vuole 35 milioni? Ah, vabbè, dai, top. Ma il fondo caccerà mai i soldi, è quello il vostro problema. No, il problema vostro è il problema dell'Inter. Allora, il problema dell'Inter.
l'inter l'anno sarà... scorso il Milan ha speso, dai. L'unica sana, non possiamo dire perché, che non ha speso, no, dai, ha speso perché ha venduto Tonali. L'unica sana, l'unica sana è la Juventus, che può fare tutto. Il fondo del Milan, allora, non può fare niente, l'Inter sarà inguaiato. Matteo, noi abbiamo una proprietà da 100 e rotti anni e andrà avanti ancora 100 anni. Tu preferisci una proprietà tipo Juventus o preferisci un fondo? In 100 anni ti sei proprietario di quei soldi statali, fammi star Capuano, zitto. Capuano, fammi star zitto. Fammi star zitto. Allora ragazzi, che ci andiamo a tirare fuori i soldi che hai poi di 100 anni. Sì, lascia perdere. Lascia stare. Ma lascia perdere. Lascia stare. Non capito, Leo. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, torneremo su questo discorso, però prima i nostri risparmi sono oggi una risorsa importante per noi e per le nostre famiglie. Investire in realtà serie ed affidabili è oggi sempre più difficile. Linea Natali che ci parla di questo argomento.